Il progetto di giovanile del Partito Democratico è qualcosa di serio, è qualcosa che vuole andare oltre le esperienze di sinistra giovanile e giovani alla Margherita, esperienze che hanno avuto storia, che hanno avuto successo, ma che sono inevitabilmente il passato. A Modena abbiamo tentato e stiamo tentando di dare una risposta che si chiama Generazione Democratica. Generazione Democratica per ora è solo un'associazione che raggruppa tutti gli under 30 che credono nel progetto del Partito Democratico, che credono nella politica riformista di centro-sinistra, ma che soprattutto hanno con un po' di presunzione l'idea che tutti i temi generazionali possano e debbano essere portati avanti da chi li vive quotidianamente. Anche il miglior dirigente partito, anche il più illuminato amministratore non potrà mai avere la freschezza e la presenza sul pezzo di argomenti che sono vissuti dai ragazzi e dalle ragazze del nostro territorio. Generazione Democratica è nata negli ultimi mesi, ma avrà il suo battesimo ufficiale sabato 7 giugno alla festa del Partito Democratico di Parco Ferrari, dove si svolgerà la prima assemblea plenaria. È un punto di arrivo, ma anche un punto di inizio. Un punto d'arrivo perché fin dal 1 gennaio 2008 nel territorio modenese è nata l'idea di ricostruire la giovanile del Partito Democratico, ma è anche un punto di inizio perché dopo questa assemblea partirà la fase più importante, ovvero la costruzione dei circoli di generazione democratica in provincia. Non c'è alcuna volontà di creare come si dice una volta, una sovrastruttura, un qualcosa di inutile. Generazione democratica vuole rientrare nelle scuole, vuole rientrare nelle università, vuole parlare ai giovani precari di lavoro e vuole soprattutto occuparsi della realtà urbana che i ragazzi e le ragazze vivono quotidianamente. Ogni disquisizione che interessa la vita dei ragazzi e delle ragazze deve entrare nell'agenda di una giovanile seria. Generazione Democratica vuole essere una giovanile seria. Se dovessi dire quando è nata Generazione Democratica, la prima data che mi verrebbe in mente è quella del seminario dei giovani del Partito Democratico che si è svolto il febbraio scorso. Un'idea nata così, su due piedi, abbiamo mandato una lettera a tutti i giovani votanti del 14 ottobre, le primarie del 2007 del Partito Democratico, e quasi 100 ragazzi sono venuti in un weekend già pieno di impegni a Polinago a discutere del perché e come fare una nuova giovanile. Ora questo percorso, che è nato appunto a Polinago, avrà altre tre tappe importanti. La prima appunto è sabato 7 giugno, la prima assemblea plenaria, una volta si sarebbe chiamato congresso, dove finalmente voteremo una carta dei valori provvisoria, un regolamento provvisorio e poi, dopo esserci dati una piccola organizzazione, rincominceremo finalmente a parlare di politica. Dopo questa importante tappa abbiamo di fronte a noi tutta l'estate, abbiamo di fronte a noi la prospettiva della festa provinciale a Ponte Alto del Partito Democratico, dove Generazione Democratica per la prima volta avrà un suo spazio di grande vetrina, di grande visibilità, dove attraverso la musica, i DJ, il semplice passare tempo assieme, magari bevendosi anche una birra, proverà a parlare di temi di politiche giovanili riferite al territorio, ma anche all'ambito nazionale. Poi non dobbiamo scordarci che a livello nazionale, e questa è la terza e ultima tappa, sta nascendo un progetto organico di soggetto giovanile generazionale. Generazione Democratica si inserirà, confluirà pienamente in ciò che il Partito Democratico sta costruendo da Bolzano a Caltanissetta, senza escludere nessuno. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine del 2008 con una giovanile forte, una giovanile che nei territori e nelle elezioni amministrative possa dare il suo contributo programmatico e possa portare ragazzi sotto i 30 anni a decidere cose che facciano bene alla vita di tutti, dalla più piccola città alla più grande metropoli.